Lascio cadere una goccia del mio sangue. Itinerario spirituale per vivere con Gesù giorno per giorno la Quaresima. 31° giorno. Vieni, anima mia, vieni. Avvicinati alla mia croce proprio qui, qui vicino. Stai con me fino a sera. Tanto tempo fa Pilato mi chiese cosa fosse la verità. Io sono la verità. La verità non è una cosa, né un'idea, né una filosofia, né una possibilità. La verità è una persona, e quella persona sono io. Sono venuto sulla terra totalmente uomo e totalmente Dio. Così ho vissuto in mezzo a voi, ed essendo stato tra voi una persona anche umana, fui vittima. Fui condannato e assassinato. Il mio profeta disse: il giusto è stato tolto di mezzo e nessuno ci fa caso. Il mio processo non ebbe nulla di normale, neanche per i romani. Fu uno scandalo, un inganno, una farsa, una menzogna totalmente inventata e pagata. Piccola anima mia, quante volte hai mentito e menti, quante volte hai distrutto la verità e quante volte l'hai vestita di falsità e menzogna. Quante volte credi di essere giustificata per aver fatto questo a fin di bene? Ebbene, non lo sei. Non esistono cose false dette a fin di bene. Questo non succede mai. E se non puoi dire la verità, è meglio che tu taccia. E se non puoi parlare bene di una persona e non dire la verità, non ne parlare affatto. Meglio questo che spargere il male, la calunnia o le famose chiacchiere. Il padre della menzogna è Satana e tutto ciò che è falso è suo. Per questo desidero aiutarti, piccola anima, e lascio cadere una goccia del mio sangue sul tuo cuore, perché è là che lui semina e fa sbocciare e crescere questo seme putrido della menzogna. Il mio sangue lavi la tua bocca, affinché tu non possa più pronunciare false parole e la menzogna non ti faccia cadere nell'inganno di discorsi ipocriti per cercare di farti salvare i frutti bugiardi del tuo albero cattivo. Lascio cadere una goccia del mio sangue per curarti, per sanarti e per consolarti. Non cadere nella tentazione della giustificazione. Se hai mentito, dillo e chiedi perdono e annuncia solo la verità e una nuova vita ti aspetta. Ricordati che prima di ogni altra cosa o persona devi omaggio e fedeltà assoluta al Vangelo, perché esso è verità assoluta, esso è Dio e nessuno può essere al di sopra di Dio e nessuno può essere al di sopra del Vangelo, mai. Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno può venire prima di me.
o può cambiare la mia parola nel mio Vangelo. E sei come me, uguale ieri, oggi e sempre. La mia Chiesa non ha né avrà mai il potere di superare il mio Vangelo né cambiarlo, perché come io ho detto, né un iota sarà tolto o aggiunto alle mie parole. Esistono peccati che io non tollero, e tra questi c'è tutto ciò che è abominio ai miei occhi e l'oltraggio al mio Vangelo da parte di chiunque. Beati coloro che lo difenderanno fino al dono della loro vita. Darò loro luminose dimore eterne. In questo si esplica anche la attuale menzogna satanica generale, ma tu, piccola anima, dai a me questa tua debolezza, non averne vergogna. Sei ferita dal peccato, io lo so bene. Per questo sono qui con te e sempre ritorno. Ma lasciati liberare. Sono l'amore che vuole amarti ed essere amato. Lascio cadere una goccia del mio sangue dalla croce per benedirti come colui che è la verità assoluta. E con il mio più tenero amore di padre ti illumino e ti consolo dolcemente. Gesù prega e dice: gocce di sangue mio, scendete su tutte le mie piccole anime che a me verranno e berranno a questa fonte divina. Bagnatele, purificatele, liberatele e date loro tutto il mio amore, perché spargendo su tutte loro il sangue che ho versato sotto i flagelli, lungo le strade di Gerusalemme e su tutto il legno della mia croce, che io le curerò profondamente e le porterò alla luce celeste, pagando il prezzo del loro riscatto. Gocce del mio sangue, desidero che nessuna di voi vada perduta e che anche l'ultima, la più piccola tra voi, possa essere fonte di perdono per l'ultima anima prima di morire. Con tutto il cuore di un Dio innamorato delle sue anime, piccole anime, tanto amate. Adesso ascoltami, perché è al tuo cuore che desidero rivolgermi ed è proprio a te, piccola anima, che io desidero parlare, ricordando ai miei figli che di me tutto fu crocifisso.
piccola anima. Abbi sempre fede nel mio Vangelo, che è uno, solo uno. Non ascoltare altre parole se non le mie, di sempre, bagnate con il mio sangue. Fiat. Fiat. Fiat.